questo nuovo video. Allora, oggi continuiamo la serie dei short video sul Canada, su come partire, su cosa fare una volta arrivati, come si gestisce la vita qua, come fare essere studente e lavoratore. Insomma, parliamo di tutti questi argomenti dei quali, come ho già detto, ho già parlato. Se volete andare a vedere il primissimo video che ho fatto di questa serie, ve lo lascio linkato magari qua sopra. E quindi, allora, oggi parleremo di eventuali visti per venire in Canada, quindi stiamo comunque parlando ancora di burocrazia canadese. Come ho già detto nel primo video, la cosa importante da fare è leggere il sito dell'immigrazione, perché quello sarà il vostro migliore amico per sempre. Lì ci sono tutte le informazioni, vi giuro, se lo spulciate dall'inizio alla fine trovate tutto quello di cui avete bisogno. Ci sono alcune parti addirittura per i visti da lavoratore, dove voi potete fare una specie di test, dove dire qual è la cosa migliore per la mia situazione. Infatti, quando andate sul sito, scrivete la vostra età, il vostro quello che volete fare, che nazionalità siete, quanto tempo volete stare in Canada, eccetera eccetera. Alla fine vi viene fuori una specie di risultato del tipo: per te sarebbe meglio fare il working holiday, per te sarebbe meglio applicare per lavoratore tipo specialista forse. E quindi questo genere di cose, quindi dipende da situazione. Allora, io sono venuta come studente, quindi per me è stato molto diversa la situazione, perché essendo come studente, loro, se tu sei accettato in università canadese, non possono rifiutarti il visto. Principalmente io sono venuta come studente, e gli step da seguire quando volete venire a studiare: se volete venire a lavorare, dovete decidere quale visto di lavoro è meglio per voi, e quindi vi ho già detto, dovete andare sul sito a fare questo piccolo test, bla bla bla. Se volete venire come studente, le cose principali sono decidere dove volete andare in Canada, ovvero se volete andare in Quebec, volete andare in British Columbia, volete andare in Ontario, volete andare in Alberta, dovete decidere dove, perché il Canada è un paese che è diviso a province, quindi ogni provincia potrebbe avere le sue proprie regole. Infatti in Quebec ci sono delle regole che non ci sono per esempio in Ontario, ok? Quindi primissima cosa importante è scegliere la provincia. Poi, in quella provincia, scegliere la città dove volete andare, come per esempio io mi sono informata sul Quebec perché ero interessata al francese e all'inglese, e mi sono concentrata sul Quebec. In Quebec ho detto quale città mi potrebbero piacere, però allo stesso tempo ho detto aspetta un attimo, io devo cercarmi una magistrale, vediamo un attimo. Sono andata su Google, Google è il vostro migliore amico, sono andata su Google, ho cercato magistrale, traduzione, Quebec, e mi sono venuti fuori tutte le università che avessero una magistrale in traduzione. Una volta che avete trovato una magistrale che vi ispiri, vi piace, vi prego, leggetevi benissimo il sito dell'università, perché il sito dell'università qua in Canada sono fatti da Dio, trovate tutte le informazioni. Se non trovate una qualsiasi informazione, mandate un'email, vi risponderanno subito, vi giuro, sono di una cosa pazzesca qua, vi rispondono a una qualsiasi cosa. Quindi una volta che avete trovato magari l'università della vostra vita, dovete seguire gli step per l'application. Prima di fare il visto da studente dovete però essere accettati all'università. Questo processo è molto lungo, ovvero dovete iniziare almeno un anno prima forse è esagerato, però almeno un 7-8 mesi prima dovete iniziare, perché qualsiasi università, a seconda del trimestre che volete seguire, ha una data di scadenza per inviare i documenti, per inviare l'application, tutte queste cose qua. Quindi dovete prendervi per tempo se volete venire a studiare qua. Io, e il mio esempio è stato, io mi sono laureata 2015 ottobre, ho iniziato la magistrale 2016 gennaio, perché qua in Canada ci sono delle università che ti lasciano iniziare in qualsiasi trimestre tu voglia, soprattutto quello invernale e quello autunnale sono i più adatti, perché quello estivo non è detto che ci siano i prof, non è detto che ci siano corsi. Una volta che siete stati accettati, vi dicono dovete procedere a fare il visto. Con la lettera di accettazione voi procederete a fare il visto di studi. Per il Canada, vi parlo del Canada perché per mia esperienza, dovete fare prima del visto da studente, dovete fare il certificato di acceptation Quebec, che è un certificato di accettazione Quebec, è una cosa proprio solo del Quebec. Quello si fa mandando tutti i documenti via posta, e loro ve lo inviano via email e vi inviano anche la copia via posta. Anche quello scrivete solo su Google, certificat d'acceptation Quebec,
e lo trovate subito. Una volta che avete quello, anche per quello ci vogliono 2 settimane, 10 giorni, dipende quando arrivano i documenti e quanto tempo ci mettono a... Quindi dovete sempre contare che vi serve un sacco di tempo. Una volta che avete quello, con tutte le altre documentazioni che servono per il vostro visto studente, lo mandate all'ambasciata canadese in Italia, che è a Roma. Anche là il processo è molto veloce, io il mio visto da studente l'ho avuto tipo in 1 settimana. E quindi tutte queste informazioni dell'ambasciata canadese in Italia le trovate proprio sul sito dell'ambasciata canadese in Italia. Quando andate sull'ambasciata canadese in Italia viene proprio il sito fuori, potete mettere anche la lingua italiana, che sono proprio delle cose che si occupano in Italia. Perché non volete inviare i documenti in Canada per fare il visto canadese, ci vorrà solo più tempo, in Italia sono molto veloci e molto disponibili. Quindi questo è il processo principalmente per iniziare a pianificare la vostra vita da studente. Invece per i lavoratori, come ho già detto, se vi accettano il permesso di lavoro, partite e basta. Bene, questo è tutto, spero che questo video sia stato abbastanza breve e abbastanza conciso. Se avete domande, come ho già detto, potete sempre chiedermele. Spero che questi video veloci vi piacciono, nonostante siano informazioni veramente noiose da morire. Cioè, mi annoio io a parlarne, figurate voi, però a qualcuno che è interessato a fare questo, forse gli sarà molto molto utile. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!